Il primo bilancio di Nuova Banca Etruria S.p.A. segna un meno 23 milioni di euro, ma riguarda un periodo di soli 38 giorni dalla nascita dell'ente ponte il 23 novembre fino al 31 dicembre 2015. I dati sono frutto del momento di più forte difficoltà in seguito al decreto salvabanche e di minor fiducia verso l'istituto di credito aretino. Dati diversi sono attesi con la trimestrale che misurerà l'inizio del 2016, quando, a detta dei nuovi vertici, la banca ha riavuto fiducia dalla clientela e si sarebbe mitigata la fuga di correntisti e della liquidità. Tanti gli aspetti da tenere in considerazione, come conferma l'amministratore delegato Roberto Bertola, incontrato in occasione delle mini olimpiadi organizzate dentro la sede direzionale di via Calamandrei con le società sportive aretine sponsorizzate dalla banca. Beh, è un mix fra nuovo e vecchio per quello che riguarda gli effetti, perché ad esempio tutte quelle sofferenze che adesso sono nella Bad Bank erano ancora presenti nei nostri libri, e siccome non poteva che essere certificato, d'altronde la banca è andata in liquidazione per qualche motivo, il nuovo lo incominceremo a vedere con la trimestrale che stiamo perfezionando e a breve comunicheremo e diffonderemo appena approvata dal Consiglio di Amministrazione. Le mini olimpiadi all'interno di Banca Etruria, c'è una tradizione che continua con la nuova banca? Una tradizione che continua e che continuerà, perché è un bel momento di aggregazione e credo, come dicevo prima, che in questo momento in cui l'impegno dei colleghi è tantissimo per mille motivi, le famiglie si sono sentite magari un po' dimenticate da mariti e mogli, quindi ritornare qui e vedere dove i loro uomini e le loro donne stanno lavorando alacremente, credo che sia un bel momento.